Ebbene, sta per avere inizio l'incontro. Il pallone già è a centrocampo. Il direttore di gara, il signor Lorenzo Armenia della sezione di Ragusa, si appresta a fischiare l'inizio della gara e ha inizio la partita tra Mazzarese e Don Carlo Misilmeri. Calcio d'angolo quindi per il Misilmeri. Battuto. Attenzione, il Misilmeri va al tiro, no, cross. E Furnari para, recupera questa palla e quindi di nuovo la Mazzarese va al cross e blocca senza difficoltà alcuna Zummo. Lancio su un altro esterno, cross in mezzo, azione pericolosissima che porta a una rimessa dal fondo di Giuseppe. Viene assistito da un proprio compagno e dunque la Mazzarese si porta in attacco. Occasionissima, occasionissima per la Mazzarese. Fischio e dunque si ricomincia con il secondo tempo di Mazzarese Misilmeri. Trova Perrone, Perrone serve Ancileri, occasione per la Mazzarese con Galvano che serve di Giuseppe, non trova la rete il bomber. Galfano, cross in mezzo in direzione di un compagno, la Mazzarese si porta in pericolo, traversa! Traversa per la Mazzarese e Galfano sfiora a sua volta la rete e rischia la Don Carlo Misilmeri. Per il Misilmeri spezzata sul nascere, ma intanto arriva un cross in direzione del Misilmeri, arriva la rete del Misilmeri! Rete per i biancorossi. Per il Misilmeri ha segnato Matera. Rete del neo entrato Matera. Si posiziona il portiere del Misilmeri. Secum alla battuta. Secum va al tiro. Palo! Palo di Secum! Se non di un altro calciatore, tiro direttamente in porta, fuori, alto di poco sopra la traversa e finisce qui una partita al Cardiopalma, 1-0, anzi 0-1 in favore della Don Carlo Misilmeri grazie alla rete messa a segno dal numero 17 Matera.